La redazione giornalistica del GR5 e il Consorzio Agrario delle Province del Nord-Ovest vi invitano all'ascolto del format La storia, il territorio, l'attualità, il futuro. Bentrovati, con noi in frequenza oggi Diego Bono, direttore del Consorzio Agrario delle Province del Nord-Ovest. Bentrovato. Buongiorno. Direttore, so che c'è una nuova agenzia del Consorzio Agrario delle Province del Nord-Ovest che si trova a Busca. Qual è l'attività principale di questa agenzia? Sì, abbiamo aperto all'inizio del mese di agosto questa nuova agenzia nella rotonda, tanto per intenderci, via Dealotto, che sarebbe nella zona industriale all'entrata di Busca vicino al supermercato Mercato. In questa agenzia abbiamo ricollocato l'attività dell'agenzia che avevamo prima in Corso Giolitti, che abbiamo ceduto al comune affinché potesse provvedere ad allargare le scuole, e ci siamo spostati in una nuova area di 9.000 metri quadri, di cui 4.000 di questi 9.000 sono coperti con dei magazzini nuovi, performanti, e siamo molto soddisfatti dell'investimento effettuato. Questa nuova agenzia, con la solita professionalità dei gestori, trovate tutte le linee di attività che già esercitavamo nella vecchia agenzia. Siamo Cap Nord-Ovest, siamo un consorzio agrario, quindi l'attività prevalente è sicuramente il servizio all'agricoltura e agli agricoltori. Quindi vendiamo prodotti per i campi, per l'agricoltura, per la zootecnia, vendiamo carburanti, vendiamo impianti per la frutta, che nella zona di Busca sono veramente importanti, è un po' il cuore frutticolo del cuneese, no? Assolutamente, so però che ci sono grandi novità. Sì, abbiamo deciso finalmente di potenziare dei settori nella nuova agenzia, perché è decisamente più consona come locali rispetto a quelli che avevamo prima. Abbiamo potenziato dei settori che prima non trattavamo o trattavamo comunque marginalmente, e mi sto riferendo ai clienti non professionali, agli hobbisti, a quelli che non hanno un'azienda agricola ma che magari hanno degli amici cani e gatti, ma non solo quelli, anche uccellini, pesci, tartarughe, oppure che hanno un pezzo di orto, un pezzo di giardino nella quale si divertono in questo periodo un po' particolare ad allenare il proprio pollice verde. Ognuno di noi ha riscoperto il piacere di stare a casa e di allenarsi con fiori, prato, giardino e orto, quindi abbiamo deciso di ampliare il negozio, che ha una vasta area espositiva all'interno della quale abbiamo messo il pet food, come vi dicevo prima, cani, gatti, uccellini, pesci, tartarughe. Abbiamo una linea di bustine, abbiamo prodotti per i fiori, abbiamo i concimi, i riverbenti. Abbiamo allestito una linea antinfortunistica con scarpe, guanti, abbiamo ovviamente i soliti prodotti per l'agricoltura professionale e abbiamo messo dentro anche delle attrezzature proprio per la frutta, mi riferisco a forbici, mi riferisco a prodotti bio, abbiamo ampliato la gamma e oltretutto, visto che si avvicina la stagione autunnale, vi informo che abbiamo una vasta gamma di prodotto per il riscaldamento, pellet, delle linee medie, quindi più economiche, e delle linee invece premium, che quindi sono le migliori in commercio. Direttore, questo negozio verrà inaugurato? Guardi, è intenzione dell'azienda inaugurare sì tutta la nuova area, perché questo non è ancora stato fatto e i clienti e il mercato ci tiene ad un'inaugurazione. Diciamo che con i tempi turbolenti che stiamo vivendo dal punto di vista sanitario, la questione è all'esame del comitato Covid aziendale. Non mi sbilancio, potrò dirle qualcosa di più quando avremo notizie più certe su cosa possiamo fare e come possiamo farlo. Speriamo di sapere presto la data di questa inaugurazione, certi che si potrà fare. Io la ringrazio per essere stato con noi. Alla prossima. Grazie a lei, Mariella. Salute a tutti, arrivederci. Voglia di primavera? Falla sbocciare con i negozi Tutto Giardino. Tutto, ma proprio tutto, per l'agricoltura, il giardinaggio, l'orto, la casa e gli animali. Seguici su tuttogiardino.it.
Nel mese di agosto sono 21,1 milioni gli italiani in viaggio per concedersi almeno un giorno di vacanza fuori casa, con un calo dell'11% rispetto allo scorso anno a causa dell'emergenza coronavirus, e quanto emerge da un'analisi Coldiretti-XE che si aggiunge a quella su dati Bankitalia, che denota la mancanza di 8 milioni di viaggiatori stranieri che invece lo scorso anno avevano pernottato in Italia. Molti turisti hanno rimandato la partenza ad agosto per attendere un miglioramento della situazione. L'Italia quest'anno è di gran lunga la destinazione preferita, che è scelta come meta dal 93% rispetto all'86% dello scorso anno. Un incremento significativo per compensare la pesante perdita delle presenze straniere, che sono praticamente azzerate da fuori dell'Europa, ma molto rari sono anche i turisti comunitari frenati dalla ripresa dei contagi nel proprio paese, dalla Germania alla Francia, dalla Gran Bretagna alla Spagna. Sulla scia di scegliere destinazioni vicino a casa, molti stanno scoprendo i territori vicini alla propria zona di residenza, e le strutture che vanno per la maggiore sono proprio gli agriturismi, che oltre a essere i luoghi dove è più facile garantire il rispetto delle misure di sicurezza anticontagio, spiega Stefania Grandinetti, presidente Terra Nostra Piemonte, sono in grado di proporre diverse esperienze. Le nostre 300 strutture dislocate in tutto il paese offrono alla clientela la cucina tipica del territorio, a volte rivisitata in chiave moderna, ma sempre attenta alla stagionalità e dai principi della salubrità, genuinità e tracciabilità, da gustare comodamente anche all'aperto, oltre a tantissime altre attività. Ci sono cani e cani, e tutti vogliono una cosa sola. Il giusto mangime per il tuo cane lo trovi al Tutto Giardino, insieme al cibo per gatti, mangime per uccelli e altri piccoli animali. Tutto Giardino, il vostro partner per la casa, il cortile, gli animali domestici e il giardino. Vengo qui perché se ne intendono. 1,5 milioni di italiani avevano programmato di fare le vacanze all'estero nel mese di agosto, con Grecia e Spagna fra le più gettonate, e anche se molte sono state le disdette, alto rimane il numero di coloro che non hanno rinunciato alla vacanza estera. Tuttavia una buona parte di italiani quest'anno ha scelto mete nazionali, tra le quali spicca la Liguria con le sue spiagge e le peculiarità dell'entroterra, dove è possibile vivere vacanze esperienziali sempre in totale sicurezza. Chi nonostante la pandemia non ha voluto rinunciare a varcare i confini nazionali ha privilegiato comunque mete europee. La percentuale di chi va all'estero per le vacanze è comunque più che dimezzata rispetto ai 3,3 milioni di italiani partiti nello stesso periodo dello scorso anno, a dimostrazione di una tendenza diffusa a preferire itinerari nazionali nell'estate del coronavirus. Segni incoraggianti si stanno registrando per gli agriturismi, che sono forse i luoghi più sicuri per le ferie estive, tra relax e buon cibo della tradizione, garantendo sempre il rispetto delle misure di precauzione per difendersi dal contagio. Infine, non bisogna dimenticare che scegliere di passare le proprie ferie in Italia è un modo per aiutare l'economia dei nostri territori e di tutte quelle imprese, non solo agricole, colpite pesantemente dai mesi di chiusura forzata. Non riesco a capire perché nel giardino della mia vicina tutto cresce più in fretta. Ha appena piantato l'insalata ed è già alta. C'è qualcosa, caro vicino? No, niente. Per una crescita ottimale già in primavera, presso Tutto Giardino trovate sementi, terricci, concimi, serre e tanto altro ancora. Tutto Giardino, il vostro partner per la casa, il cortile, gli animali domestici e il giardino. Vengo qui perché se ne intendono. Il tuo negozio Tutto Giardino lo trovi presso il Consorzio Agrario. Visita il sito internet www.capnordovest.it per trovare il punto vendita più vicino a te. Abbiamo trasmesso Storia, Territorio, Attualità, Futuro, un format realizzato dalla redazione del GR5 in collaborazione con il Consorzio Agrario delle Province del Nord-Ovest. Radio Stereo 5.